Buongiorno, salve, sono Don Orione. La chiamo dalla parrocchia del quartiere. Mi sente? Sì, la sento. Guardi, la chiamo perché insieme a Don Giovanni, il sacrestano, stiamo facendo alcune verifiche sugli inquilini che non ci hanno aperto durante la scorsa tornata di benedizioni pasquali. È una prassi che abbiamo cominciato a fare da quest'anno e ci risulta che lei non ci ha mai aperto. Si sta sbagliando, io sempre aperto. Ma lei lo conosce il valore delle benedizioni pasquali? E non il senso che noi uomini di chiesa portiamo in ogni abitazione? Ma io ho aperto, te l'ho detto, ho aperto. Chi te l'ha detto non ho aperto? Ma guardi, non so se lei sapeva che da quest'anno in zona, oltre alla benedizione, regaliamo pure dei gadget. Può scegliere tra Certo che lo il sapevi. rosario che si illumina, il latte solare dell'antica farmacia dei monaci, Però non me l'avete vetrofanie dato nessun religiose, gadget. eventualmente Ma che anche due parli sempre indulgenze al tu? Non mi prezzo di avete dato una. nessun gadget. Non mi avete dato nessun gadget. Guardi, non siamo permalosi, ma volevo segnalare che chi non accetta le benedizioni domiciliari ha il Ma doppio ti di ho detto che ho possibilità di vivere accettato, nel vabbè dai. peccato. Sì. Io non so, lei vive nel peccato? Ti ho detto che ho accettato, che vivo nel peccato, cosa Se significa? vuole, in settimana riusciamo a passare di nuovo a Vabbè dai. casa, Sì. facciamo un piacere extra stagione, Ma perché non te ne così può va? Ma espiare che tutti i dici? peccati. Ma che devo spiegare che non ce l'ho peccato? Mannaggia, senta, le faccio mandare una palma della pace, così può arrivare Gesù e la sua serenità, ecco. Sì, va bene, dai, mandami E Gesù, vabbè, così. le mando un saluto, pace e bene, e comunque questo è uno scherzo da prete. Ah, sì, me ne ero accorto.